fanno il loro ingresso in campo le due formazioni pronte ad iniziare a dare il via alla loro Serie A, alla loro stagione dopo le tante amichevoli in questo precampionato. Si parte, è cominciata Inter Verona, è cominciato il campionato dell'Inter femminile 2019-2020. Al momento Inter padrona del campo. Gran palla di Auvinen per Frakaros, che ha un po' di spazio sulla sinistra. Il cross sul secondo palo a cercare Marinelli, che prova a rimetterli in mezzo, e c'è l'incredibile errore di Van Kerkhoven. Brusta questa volta perde un brutto pallone, prova il contropiede il Verona, proprio spinto da Baldi. Si allarga sulla destra Lion, il lancio è proprio per lei, un po' a metà Marchitelli, Lion col cucchiaio. Il Verona passa in vantaggio. Lellas passa, beffata all'Inter da questo lancio di Baldi. Fischietto in bocca per Baratta, finisce qui il primo tempo. Verona in vantaggio grazie al gol di Lion al decimo minuto. Parte Regazzoli, profondo sul secondo palo, dove arriva il pareggio dell'Inter con Julie De Bever, 1-1 al 51esimo. Gran palla di Alice Regazzoli sul secondo palo. Regazzoli mette giù con eleganza, prova a girarsi col destro, a mettere in mezzo il pallone, libera la difesa del Verona, ma è sempre Inter col destro in Beatrice Merlo. È un gol bellissimo, il gol del 2-1 dell'Inter al minuto 75. La ribalta la squadra di Attilio Sorbi con una magia, con un gol meraviglioso di Beatrice Merlo. Adesso c'è da stringere i denti, fallo di Alborghetti, calcio di punizione per il Verona dalla tre quarti, e questa sì che potrebbe essere davvero l'ultima occasione, e arriva il pareggio del Verona clamoroso al 94esimo. Punizione battuta veloce, e ancora Lionna, sempre lei, buca la difesa dell'Inter con un destro potentissimo sul palo di Chiara Marchitelli, che si fa un po' sorprendere. Finisce 2-2, una partita davvero imprevedibile e pazza, ma che lascia davvero l'amaro in bocca alle ragazze di Sorbi.